trascinati dalla passione per l'automobilismo, il Museo Mille Miglia da sempre vuole essere la casa di tutti gli amanti delle auto storiche e rappresentare un centro culturale oltre che un museo statico. Con questi incontri intendiamo focalizzare l'attenzione sui vari temi dell'automobilismo storico per spiegare a tutti quanti, abbiamo una platea di grandissimi esperti, i temi più cari a tutti i collezionisti, che sono il restauro. Ci saranno altri incontri sulla certificazione, una serie di incontri insomma per capire come l'appassionato possa trovare all'interno del Museo Mille Miglia una fonte a cui rivolgersi per capire le varie tematiche sull'automobilismo storico. Ringrazio tantissimo i presenti, credo che inauguriamo con la presentazione di Corrado Lopresto, che tutti conoscete come il più grande collezionista italiano, nonché riguardo al restauro vero e proprio, ci spiegherà le tecniche affascinanti che ha applicato in tutta la sua storia di collezionista. È appena uscito un libro che già è il primo in Italia scaricato, puoi dirlo Corrado oggi. Oggi è il libro più scaricato in Italia in cui Corrado racconta la sua storia, una storia affascinante in cui sin da piccolo la passione l'ha mosso a trovare vecchie macchine, a restaurarle, a capire dagli artigiani che ormai, ahimè, non ci sono, come doveva essere fatto il restauro con i criteri giusti, ha indagato, ha trovato i personaggi che c'erano ai tempi delle auto e ci racconterà questa sua fantastica avventura nel mondo di restauro. Presenta l'eminenza da giudice, quattro ruote classiche, quindi non possiamo che ringraziare tutti i presenti per questo, speriamo vi piaccia, convegno sull'automobilismo storico. Grazie Maria. Funziona, sì, eccoci qua. Grazie Maria per, innanzitutto per averci ospitato e per averci introdotto questa magnifica mostra. Corrado Lopresto, l'ha detto anche Maria, è soprattutto l'ambasciatore del restauro, delle tecniche italiane, insomma del collezionismo italiano nel mondo, perché non è soltanto conosciuto da noi, è un columnist apprezzato di ruote classiche, ma è importante perché Corrado porta nel mondo la voce del collezionismo italiano ed è un aspetto fondamentale. Bene, questa sera sono con noi anche Paolo Mazzetti, presidente del registro Mille Miglia, sempre del comitato di gestione del registro, la presidente Beatrice Sertini è qui con noi, buonasera, grazie presidente per questa opportunità, e alla mia destra Francesco Fioppiano, vicepresidente del comitato internazionale mediterraneo, che ci parlerà anche di restauro delle barche d'epoca di commercio. Allora, Corrado ha portato in questa mostra, che poi avrete modo di ammirare qui alle vostre spalle, quattro esemplari della sua nutritissima e apprezzatissima collezione, che sono una Fiat 1500 Viotti conservata, una Lancia Augusta conservata. Poi Corrado naturalmente ci racconterà un po' la storia di queste auto, come le ha trovate e come le ha soprattutto trattate, restaurate, eccetera. La importante Alfa Romeo Giulietta SZ Codatrome, che è stata utilizzata per fare i primi studi sull'aerodinamica ai tempi del Zagato e da Spada, quindi una macchina con una storia importante, un ritrovamento di Corrado, con soprattutto una bella storia di restauro, perché la macchina è stata, diciamo così, ripristinata in maniera conservativa a metà e metà invece è rimasta originale come è stata trovata. E poi l'Alfa Romeo Montreal pre-serie, che è stata utilizzata al Salone di Ginevra per il lancio, se non ricordo male, e anche per le campagne pubblicitarie, quindi una Alfa Romeo Montreal di un'importanza straordinaria, pubblicata anche su ruote classiche, e io non voglio ovviamente dilungarmi inutilmente, quindi passerei subito alla parola a Corrado che ci racconta un po' la storia di queste auto. Grazie. Grazie Davide, ma grazie alla dottoressa Consolati che ci ospita. Sempre. Grazie quindi alla dottoressa Bussolati e al Museo della Mille Miglia che ci ospita in questa nostra avventura culturale, perché quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo condiviso con Maria dei pensieri, delle attività da fare e ci siamo subito trovati bene nel programmare
nel gestire delle attività culturali, mi ripeto, da fare, da ripetere una volta ogni mese, insomma, con delle scadenze più pressanti rispetto alle solite mostre che si fanno, rimangono lì. Quindi faremo delle attività molto più vaste, e di questo la ringrazio. Ringrazio quindi tutti i presenti. Io inizio questa presentazione con le origini della mia passione. Io restauravo insieme a mio fratello e a mio cugino, ma ero allora 14-15 anni, li seguivo quando loro restauravano chi una moto d'epoca, una Barilla, e chi una Lancia Aurelia, una B16. Ero così affascinato nel seguirli in questa attività che a 18-19 anni mi sono comprato la mia prima macchina. Per fortuna avevo la passione della fotografia, e quindi ho immortalato questi momenti bellissimi, perché a rivederla adesso sono veramente fa proprio piacere. Qui sono alla fine del restauro dello chassis, posso orgoglioso. Ecco, questa foto è emblematica, l'inizio della storia della passione, ma anche con mia moglie. Quindi alla mia sinistra c'era Elena, e c'è anche dopo 40 anni. Abbiamo fatto il festeggiamento della Balilla, dei 40 anni della Balilla, facendo un percorso, girando tutta Italia e incontrando amici di ogni club, ogni paesino che voleva incontrare questa carovana con la Balilla in testa. Organizzava un caffè, un incontro, una cena, ed è stata una cosa bellissima, emozionante, perché girando veramente tutta Italia io mi ero portato quello che è un giornale di bordo, e alla fine ho raccolto più di 600 firme di amici che sono venuti a trovarmi, 11 sindaci, una cittadinanza onoraria. Insomma, è stato un successo, col Balillino si è divertito. Adesso partiamo con un video che mi è molto caro. Is it soul that gives things meaning? Questo è Idris Elba, l'uomo più bello del mondo degli ultimi 2 anni. Cars. A lifelong obsession of mine. I remember being in the back of my parents' Cortina age 4, using a hammer as a steering wheel, turning as if I was driving myself. Beyond mere transportation? Is it about acceleration? Speed? Is it the looks? Like a piece of art? Or is it its history? Find out more.
goddess of Grand Basel. Questa era l'apertura della mostra a Basilea, Grand Basel, che è stata una delle mostre più belle degli ultimi anni. Hanno speso un sacco di soldi solo per fare questa presentazione, poi sono falliti. Io non so se hanno speso troppo per il dessert. Diciamo che hanno preso un progetto molto interessante, c'è stata un'edizione. Però ci devi raccontare qualcosa anche delle due auto che sono, no? Sì, sono protagoniste, perché diciamo che sull'uomo più bello del mondo io non posso esprimere, magari chiediamo a Maria il suo parere, ma io non mi sento autorizzato a dire nulla. Però per le due auto che sono comparse magari dici anche cosa sono, perché sono due pezzi interessanti. Infatti grande motivo di orgoglio, perché hanno scelto l'Alfa Romeo 1750 aprile, che è stata anche la 1000 miglia qualche anno fa, e poi la Lancia Sibilo, quindi hanno scelto queste due macchine su 100 macchine che poi erano presenti alla mostra, quindi veramente grandissimo motivo di orgoglio. Poi è girato così bene, io lo porto sempre, perché fa sempre un bel effetto vedersi. Questo invece è Pebble Beach. It's the prototype for the Sprint Speciale Alfa Romeo, that is chassis 001. I've read about it. Questo è il famoso pilota di Cadenè, che è morto un mese fa, un carissimo amico che ci ha lasciato. Qui siamo appunto a Pebble Beach, dove io ho presentato questo prototipo dell'Alfa Romeo Giulietta SS, disegnato da Spellone, un vero capolavoro dell'arte italiana. Questo per dire dove io sono, diciamo, mi sono specializzato nella ricerca di esemplari proprio da concorso d'eleganza. Mi sono ritagliato questo ambito. Michele non parte, no, forse deve caricare. Dal 2001, proprio dall'esordio del primo concorso d'eleganza, che è stato quello di Villa d'Este, dove sono stato invitato per caso, da lì ho iniziato a frequentare i concorsi d'eleganza. È andata anche bene la partenza, la fortuna dell'esordiente, perché presentata questa macchina non sapevo nemmeno cosa fosse un concorso d'eleganza, abbiamo vinto la Coppa d'Oro, è stata veramente un'emozione incredibile. Niente, questo non va. Vai. Questo è un esemplare disegnato da Michelotti per Vignale, una macchina straordinaria. Io ho fatto un restauro anche qui conservativo, dove possibile. L'esterno era stato riverniciato, quindi abbiamo dovuto riverniciare, ma abbiamo ritrovato questa vernice metallizzata e l'abbiamo insieme alla pasta, l'abbiamo ripresa, diciamo, siamo riusciti a ritrovare il colore originale. Nei metallizzati di quegli anni era importante oggi non far vedere troppo il metallo, quindi la grande sfida è stata quella di trovare la giusta gradazione del metallizzato, perché i metallizzati degli anni 50 chiaramente non sono metallizzati di oggi, quindi bisogna stare attenti appunto a questo tipo di indagine. Questa era una trasmissione che è stata fatta su Focus per Mediaset, una serie di quattro puntate dove io spiegavo un po' di tutti i vari passaggi per arrivare a un restauro il più possibile corretto. Sempre con la fine di cui una macchina che viene in pelle ci ha dato un bel po' di soddisfazione. Questo è qui da destra, sempre con la SS, the winner of the trofeo di BMW Group, best of show by the jury, is the Alfa Romeo Giulietta SS prototipo entered by Corrado Fresco. Il trofeo per you. Michele mi ha messo le cose più emozionanti. Questa è la
In effetti, super happy to receive this prize. And the first time we received the prize from the jury. We won 4 Gold Cups in 17 years, but never this prize. E quindi passiamo adesso a quella che è l'attività che oggi vogliamo, di cui oggi vogliamo parlare. La mostra, come diceva il direttore, è costituita da quattro autovetture che ripercorrono un po' quello che è la storia che viviamo noi tutti quando ritroviamo una macchina. In questo caso, quindi, la prima vettura è una Fiat carrozzata da V8, un modello fuori serie, anche se hanno fatto degli esemplari con piccole varianti. In quegli anni, subito dopo la guerra, anche prima, grazie all'esistenza, diciamo, di questo autotelaio portante, il corpo vettura poteva essere definito, poteva essere scelto dal committente addirittura come un vestito. Quindi era prassi comune che i grandi carrozzieri che presentavano queste loro auto strabilianti ai concorsi proprio per dimostrare la loro bravura andassero dalla committenza, generalmente Dana Rosa, a proporre vestiti, a proporre carrozzerie strane, carrozzerie alla moda. Questa infatti è una carrozzeria che questo tipo di disegno è durato solo un anno. È una carrozzeria a prua di nave. Queste sono le foto di Romana Zambon che vedete qui insieme alle auto. Abbiamo fatto questo abbinamento auto e arte fotografica, perché qui veramente siamo nel mondo dell'arte, e lei ha fermato il tempo di questa vettura. Quando dovevamo scegliere che vettura fotografare, lei è venuta in garage e ha scelto questa. E anch'io sono affezionata a questa vettura per quello che dimostra così com'è. Infatti non verrà mai restaurata, perché mi piace anche tenerla così, insomma, il suo sapore, la sua anima. Quindi dal ritrovamento passiamo invece ad una macchina conservata. Questa è una Lancia Augusta. La Lancia Augusta è stata la prima vettura al mondo ad avere la scocca portante. La Lancia Lambda era la macchina aperta a scocca portante, la prima al mondo, ma Lancia ha lanciato, scusate la ripetizione, con la Lancia Augusta ha lanciato la scocca portante. Quindi non c'è qui un autotelaio, ma c'è una scocca che sostiene tutta la vettura. Però anche in questo caso Révèle de Beaumont si è impegnato e ha disegnato questa macchina esclusiva, un pezzo unico per la contessa centenaria di Caux, un omaggio del marito. E Révèle, che è stato uno dei più grandi designer della storia dell'automobile italiana, in questa macchina ha racchiuso un po' quasi tutti quelli che sono i suoi brevetti. Per esempio i finestrini, i deflettorini, che vi ricordate nelle macchine degli anni 80 i deflettori erano molto di moda, oggi non si usano più. Ma quello non era un pezzo, ma Révèle aveva studiato questo tipo di aereazione dell'abitacolo proprio per mantenere il guidatore vigile, con aria pulita, con aria che addirittura veniva riciclata, perché alle spalle del guidatore c'erano delle feritoie dietro il sedile posteriore che facevano uscire l'aria, diciamo, satura di gas, di respirazione, eccetera. I paraurti ad assorbimento d'urto, la chiusura centralizzata, sono tutte cose che ha brevettato Révèle. E questa macchina li racchiude tutte, poi con una raffinatezza nel dettaglio e nella cura dei particolari che solo Révèle poteva fare. Passiamo poi ad una vettura dal restauro integrale ed è il prototipo della Montreal. Io ho inseguito questa macchina per più di 20 anni in America, fin quando questo mio amico si è stufato e dopo appunto 20 anni di corteggiamento me l'ha venduta, ma l'aveva riverniciata, aveva cambiato gli interni, chiaramente se non sono in pelle per gli americani non vanno bene, le Alfa Romeo devono essere rosse, invece la macchina
era nata così e così è stata ripristinata, anche grazie in questo caso all'aiuto di Francesco Foppiano che ha seguito il restauro e grazie ad un dettaglio che c'era nella macchina, diciamo, quando era arrivato dall'America, dentro il cassettino c'era quell'inserto di pelle verde che ci dava un'indicazione, ma a me sembrava troppo esagerato, insomma, era un colore veramente troppo forte per capire se veramente fosse originale o meno. Ma in archivio di quattro ruote abbiamo trovato i disegni della montra fatti alla presentazione, dove si vedeva all'interno tutto verde. Quindi grazie anche al presidente del registro della montra, Federico De Franceschi, che su Facebook ci siamo contattati, quindi è nata subito questa intesa, è riuscito lui a capire che gli interni non erano i soliti interni della Montreal di quella normale, ma è un tessutone che Bertone, in questo caso Gandini per Bertone, ha usato per fare la Miura. Era lo stesso periodo, era lo stesso anno, evidentemente quello che avevano lì in tappezzeria hanno usato. Poi Bertone era appassionato e pazzo del colore verde, quindi questa macchina è nata tutta verde. Quello che sembrava un'esagerazione, e qui abbiamo il disegno che ci ha indicato la strada giusta. Quindi grazie a dei dettagli trovati all'interno, grazie allo studio, perché se non ci fosse stato questo disegno e aver trovato questo disegno per poter dire, poter affermare effettivamente è nata così. Poi ho sentito anche l'ex direttore della comunicazione prima di Elisabetta Farneschi, adesso non mi ricordo, mi confermava e addirittura ha portato lui la macchina da Torino a Bruxelles a presentarla per i saloni. E questo è il risultato e devo dire sono molto orgoglioso perché è venuto fuori un colore straordinario che non è quello originale, diciamo, tutte le altre montre. E poi questo interno fantastico, veramente come l'ha pensata Gandini e come l'ha pensata Bertone, che era un rivoluzionario. Restauro conservativo e parliamo di questa vettura alla quale io sono molto, 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 molto affezionato, perché io avrei dovuto presentare a Villa d'Este quella Lancia Augusta che avete visto prima. Quella macchinetta io me l'avevo smontata tutta, l'avevamo ripulita, avevamo fatto dei piccoli frammenti, la meccanica, sistemata la meccanica. A Villa d'Este del 2016 c'era la classe delle macchine piccole, i piccoli giocattoli per uomini ricchi, una roba del genere. E quindi io avevo iscritto quella macchina. Se non che quattro mesi prima mi chiamano da Villa d'Este e dice architetto non c'è più quella classe, ci mandi un'altra macchina. No, non ho un'altra macchina pronta, perché insomma io voglio sempre portare la macchina che sia perfetta, che sia d'effetto, che sia una novità. Dice lei ha provato a Filadelfia il prototipo della Giulietta Kodachrome, che è questa qui, e qui siamo nei momenti di apertura del garage dopo 30 anni, è stata veramente una vettura bellissima, perché io nemmeno volevo andare, mi avevo segnalato il prototipo, so che a lei interessa. Sì, a me interessa, ma non ci vengo neppure in America perché so già che non troverò il motore e gli interni saranno chissà come, eccetera. No, dice, guardi, quando lei verrà apriremo insieme il garage. Io avevo mia figlia a Yale, quindi vabbè, ne approfitto, vado a trovare mia figlia Dora, poi se veramente la macchina è così bene, altrimenti... E devo dire che quando abbiamo aperto, quindi quel moto di sorpresa, ci stava tutto perché la macchina era veramente conservata. Ecco, questa era nata come coda tonda e poi nel 61 l'Alfa Romeo non vinceva più le gare, quindi chiama l'Alfa Romeo stessa, chiama Elio Zagato, che era il capo, diciamo, era la scuderia della squadra corsa dell'Alfa Romeo, e insieme al Politecnico dice mettetevi d'accordo, cercate di recuperare, di trovare qualcosa che ci faccia rivincere, perché siamo altrimenti siamo rovinati. E allora Gandini insieme a Elio Zagato hanno fatto
delle applicazioni, seguendo le teorie dell'ingegner Kano sull'aerodinamica, eccetera. Quindi allungando il muso, accorciando la coda, alla fine facendo le prove sulla Milano-Bergamo, e prende, c'era Gandini che prendeva i tempi. Spada, per quelle spada. Scusa, per quelle spada, prendeva i tempi e ci ha raccontato, che abbiamo portato qui la destra, ha raccontato questa storia, che a un certo punto, tagliando la coda, in quel punto hanno guadagnato ben 27 km l'ora, una cosa pazzesca, e quindi fatta la macchina, sistemata la macchina con questa cosa, allungando il muso con la tronca, sono andati a Monza, hanno fatto prima assoluta, e quindi l'Alfa Romeo, grazie alla coda tonda ed ecco le spada, è stato definito l'uomo della coda tronca, ha cambiato il mondo dell'aerodinamica. Questa macchina era conservata, io non volevo portarla a Villa d'Este perché ci sono, ne hanno fatte 8, ce ne sono 40, sono più falsi che veri, io volevo tenerla così com'era, come l'ho trovata, e me la godevo così, perché gli spiegavo, non ho bisogno di restaurarla, me la godo così, aprendo il baule dietro ci sono tutti i tagli, delle aggiunte, delle modifiche, no, ma architetto ci porti questo, eccetera. Insomma, alla fine mi convincono, e allora erano i 60 anni della FIVA, erano anche i 60 anni dell'alluvione di Firenze, ho voluto fare questa combinazione, io sono anche appassionato di pinti d'epoca, eccetera, ho voluto fare questo connubio. L'alluvione di Firenze è stato un disastro, però ha portato tantissimi studiosi, e professori, artigiani, eccetera, per cercare di capire come restaurare quel disastro che c'era stato nei dipinti, nella carta, nelle sculture, eccetera. Era stato introdotto, è stato fatto questo opificio delle pietre dure che ha dato un protocollo. E allora io ho voluto usare un po' quel protocollo, diciamo, dell'opificio delle pietre dure per apportare alla mia lettura quegli aggiustamenti, quei placcaggi, quelle modifiche, quei piccoli interventi che si fanno su un quadro del 600. Io forse esagero, ma ho esagerato fin da piccolo, perché io quando chiedevo soldi a mio padre, che non mi voleva dare una lira, non so perché, mi finanziava su tutto, viaggi, sport, eccetera, quando gli chiedevo i soldi per le macchine, no, dice lascia perdere, pensa a studiare, pensa alle cose serie, e per tutta la vita ho avuto, e io invece gli dicevo, papà, ma no, ma questa è cultura, ma che cultura, questa è la cultura dei ferri vecchi. Negli anni 60 era questo il tipo di approccio. E io invece sognavo con le mie macchine. Addirittura mi sono inventato, ho trovato una crema che gela la superficie sopra per poter saldare sotto e non rovinare, perché quando si salda si forma subito la chiazza sopra della bruciatura. Quindi questa crema, insomma, una serie di attività pazzesche per riuscire a conservare il più possibile la vernice originale. Ho presentato la macchina così e non si era mai visto, infatti quando io ho detto a Villadese, guarda, io presento la macchina così metà in metà, dice l'architetto, le porti la macchina come vuole, tanto ha vinto così tanto, se non dice quest'anno, sì guarda, non me ne frega niente, non posso poi andare in giro a dire no, guarda la mia originale, l'ho trovata così, questa parla per quello che è, quindi è come una lavagna, uno vede la parte sinistra com'era e vede la parte destra il tipo di restauro. Poi se uno si avvicina, capisce, vede veramente dove ci sono gli interventi, ma a me andava bene così e quindi sono riuscito a farla passare così e poi alla fine devo dire che il risultato è stato eccezionale perché siamo stati premiati. Che ha il patrocinio dell'UNESCO per il veicolo meglio conservato. E il premio viene consegnato da Khalil Karmat, che è l'ambasciatore del Libano presso l'UNESCO. Sua Eccellenza, prego. Quasi uno sfottò, perché quando io ho presentato la macchina una settimana prima a Milano, sono successe, gli parlavano dietro, dicevano cosa ha fatto, quindi ci aspettavamo veramente i pomodori, invece poi l'UNESCO addirittura ha voluto la macchina a Parigi, ce la siamo portati io e Michele col carro attrezzi, proprio per la soddisfazione di portarla e l'abbiamo presentata lì. Appena arrivati subito i francesi, già sì, è come quel restauro di... No, perché io mi ricordavo che avevano fatto
20 o 30 anni fa, un francese, un restauro di una Bugatti, metà e metà. Ma l'altra metà lui l'aveva verniciata, quindi la bravura dell'altra metà era solo la bravura del, del carrozziere nel rifare il colore. Qui il significato era diverso, infatti io ho detto avvicinati, ah, dice conservato, certo. Quindi l'idea non è quella di far vedere quanto uno è bravo a fare una vernice, ma era la provocazione nel dire che non tutte le macchine vanno riverniciate, vanno fatte ex novo. Io mi fermo perché altrimenti... Sì, no, diciamo, però ti ascolteremo per ora perché dici delle cose veramente interessanti che sono veramente da ascoltare. Allora, in verità io non ho mai capito se Corrado ha più premi o più macchine, vabbè, magari un giorno ce lo racconterà. Sicuramente è una cosa che va riconosciuta a Corrado, appunto, e lo abbiamo capito da queste immagini, ha introdotto sempre di più la cultura del restauro conservativo, perché sappiamo che fino a qualche anno fa, ma in realtà oltreoceano succede ancora molto spesso, le auto sono anche over restored, cioè troviamo delle auto che luccicano, non c'è la cultura del mantenere l'originalità, di andare a cercare di recuperare il materiale, e in questo Corrado è un maestro, lo è stato ovviamente in Italia, perché alcuni collezionisti, poi ci facciamo spiegare da Paolo che la cultura del collezionismo sta in questo momento alla maggioranza, diciamo così, soprattutto perché ha la vista della mille miglia che ci consente di monitorare il collezionismo un po' mondiale. Però ecco, a Corrado va riconosciuta sicuramente questa abilità ed è importante che lui porti avanti questa dottrina del restauro conservativo perché consente ovviamente di mantenere le auto nel loro stato di originalità, perché insomma poi alla fine a rifare tutto sono bravi tutti. No, in realtà Corrado su questo ha aperto una disciplina da cui c'è molto da prendere. Paolo, appunto, vorrei una considerazione tua. Innanzitutto, allora, partiamo dal restauro conservativo, poi volevo dirvi un paio di altre cose. Di per cortesia, riesci a aprire la cartella? Grazie, c'è una cartella che si chiama Aston Martin. Che ho portato. Perché il problema è qual è il limite tra il conservato, il rifatto e il nuovo. Allora, vedete, aprite per cortesia. E noi ci siamo posti il problema se accettarlo o meno, perché come vedete, come lo spiego io, questo signore ha ritrovato questa vettura nel deserto australiano, nelle condizioni in cui la vedete, quindi la vernice era completamente rovinata. Lui cosa ha fatto? L'ha restaurata completamente di meccanica, ovviamente per renderla efficace, ha bizzarramente scelto di rifare completamente gli interni, quindi ha rinnovati, gli interni sono come nuovi, e ha fissato lo stato di conservazione della carrozzeria verniciandola con una vernice trasparente, perché secondo lui è bello far vedere in che modo la vettura è stata ritrovata. Ora, noi ci abbiamo pensato un po', abbiamo ritenuto che se questa vettura, questa DB2, dovesse stare in un museo, in un'esposizione o nel suo garage, potrebbe essere interessante vedere qual è l'effetto del vento del deserto sulla carrozzeria. Ma in una rievocazione, che dovrebbe rievocare come erano le vetture all'epoca, ci sembrava stonata. D'altra parte ci pareva anche, ci spiaceva dirgli rivernicela oppure non ti prendiamo, anche perché la vettura è interessante, ha una sua bella storia. E quindi siamo arrivati a una, come dire, non so, una scelta scellerata per qualcuno, intelligente per qualcun altro, eccetera. Lui voleva mantenere la vettura così e noi la volevamo di un bel verde. E lui non sapeva come fare, l'abbiamo fatto fare qui a Brescia, l'abbiamo pellicolata di verde. La vettura sembrava assolutamente perfetta di carrozzeria, in realtà finita la mille miglia, lui si è tirato via la sua pellicola. Dice che la rimetterà l'anno prossimo se lo riaccetteremo alla mille miglia, però al di là della curiosità della questione, la domanda è perché vedete le scelte di Corrado, al di là di direi che ci sono anche dei limiti, no? Esatto, ma la Giulietta è una provocazione, tu stesso hai detto una provocazione, è andata in un concorso di eleganza, suppongo che non ci vada a fare una passeggiata al momento pomeriggio. Certo. Sì, quindi è didattica anche la Giulietta se vuole, no? Assolutamente, infatti è qui in mostra. Ora, il restaurare una vettura così ha o non ha senso? Io
la mia opinione che ha senso se diventa didattica, quindi la esponiamo, però d'altra parte ti serve solo per vedere qual è l'effetto del tempo sulla lamiera. A questo punto non restavo di meccanica e non restavo di interni, perché a questo punto vedi anche quanto rovinati sono gli interni, la pelle, eccetera. Mentre, come dicevo, gli interni sono perfetti. Per cui credo che vada posto, tirata una linea per capire. Poi assolutamente non siamo per il conservato e non per il rifatto, però bisogna anche fare, credo, un minimo di discorso storico. Allora, ovviamente Corrado rappresenta un'eccezione di tutto, nel senso che negli anni 60 quelli che volevano restaurare le auto per 20, 30, 40 anni erano delle mosche bianche, la moda, diciamo, dell'auto d'epoca non era ancora partita. Quindi non ci sono riferimenti. Le auto d'epoca prendono piede, credo che la Mille Miglia abbia molto contribuito a questo, negli anni 80, si parla prima nel 1977, poi nel 1982 si riparte con le edizioni di Yamaha 84-86 e si diventa annuale nell'87, anno in cui ricorrono i 60 anni dalla prima e i 30 dalla conclusione del 1957. Lì però diciamo che di conservato se ne trovava ancora parecchio. La cosa oggi che dobbiamo considerare è che allora si ritenevano ampiamente storiche auto di 30 o 40 anni. Oggi le auto di 30 anni o di 40 anni fa, per la maggior parte, sono assolutamente conservate, efficienti e anzi a noi paiono semmai poco storiche. Tanto sì, tira ruote classiche, hanno aperto Young Timers, che è la rivista dedicata a queste vetture che non sono ancora così anziane, sono considerate per la legge italiana, ricordiamo che dopo i 30 anni tutte sono storiche, tra i 20 e i 30 c'è ampia discussione. La FIBA dice a 25 anni che potrebbe essere. No, ogni anno che passa, voglio dire, oggi siamo nel 2020, le auto del 95, insomma, sono chiaramente, cioè tra il guidare questa DB2 e la mia delta integrale del 92, c'è sicuramente una grande differenza. C'è un tema anche di numeri, no? Poi ovviamente, perché le auto del 95. Ecco, quindi la cosa che diventa importante, e questa è la strada che ha scelto Mille Miglia, premesso che Mille Miglia oggi è l'unica manifestazione al mondo che richiede di attestare la storicità della vettura, perché il problema vero è che in tutte le altre manifestazioni, sicuramente in Italia, non richiedono nessuna prova di storicità. Senza offese, sono miei grandi amici, gli auguro il massimo della fortuna per i prossimi tre giorni. Se ti iscrivi al Gran Premio Nuvolari, lo fai con la fiche di AC Sport che è fatta in auto certificazione, e quindi ci saranno preparati di gatti completamente false e così via. Quindi direi che la cosa che oggi è diventata importante nel restauro è quella che lui ha cominciato a fare anni fa. Cioè, se voi avete visto prima le sue fotografie vicino alla sua balilla, quelli sono documenti importantissimi per capire se l'auto è autentica o se è, certo, le balilla berlina false non ci sono perché costa di più. È chiaro che i falsi vengono fatti per ragioni economiche, quindi si punta su vetture d'eccellenza, su vetture che abbiano prezzi di almeno qualche centinaio di migliaio di euro. Però quello che noi abbiamo voluto, facendo partire il registro Mille Miglia, è proprio di andare a indagare come è avvenuto il restauro, cioè da che base si è partiti. Cioè, quelli che ti dicono, ah sì, io ho restaurato la macchina, ma non mi è venuto in mente di fare nemmeno una fotografia. Non è vero. Nessuno restaura una macchina senza aver fotografato prima com'era. Quindi vuol dire che non è un restauro, ma è una costruzione ex novo. Può capitare che non ci siano fotografie dell'epoca, questo sì, perché sono state perse, perché poi una volta si trovavano le macchine nei fienili. Ormai i fienili sono stati saccheggiati e quindi non ci sono più auto che vengono ritrovate. Però, sempre cortesia,
Vabbè, magari se vuoi far vedere un'altra foto di ste auto. Sì, no, questo è sempre su quattro foto. Sì, la foto della tua macchina pericolata non l'hai fatta. Prendiamo la Topolino, perché la Topolino mi farò sorridere. La fedeltà del restauro. Ecco, cosa gli dici a uno che ti scrive? La chiudo subito. Fammela chiudere subito. Ecco, questo qua è scritto la macchina delle mie e sono molto offeso perché non l'abbiamo accettata. Se puoi aprire invece, poi vi ho portato una piccola galleria degli orrori. Apri la barchetta, ecco. Apri quella dei cilindri, dall'ultima destra. Ora, questa è una pseudo-siata, è chiaramente falsa, ma voglio dire, a chi può venire in mente di montare questi sedili su un'auto che presumibilmente avrebbe preso nel 1948? Sì, vabbè, gli strumenti, ecco, vedete questa, abbiamo poi appurato, non aveva storia, non aveva niente, qualche buon tempone, ahimè, della nostra città, che ha trovato il giapponese che l'ha comprata, e vabbè. Invece volevo farvi vedere dell'ultima, che vi abbiamo portato in Berlina. Ecco, sì. Apri. Allora, fai vedere prima la foto colori. Questa ci è stata presentata così e un anno, quando non esisteva il registro, l'abbiamo anche accettata. Sembrava abbastanza buona. Se non che con il registro, ti pregherei per favore di aprire la foto in bianco e nero, siamo andati a trovare com'era l'auto che ha partecipato alla Mille Miglia. Un Azzagato che, ahimè, non ha nulla a che fare con questo. E qui si vede, però qui cosa succede? Se puoi tornare per favore, c'è un PDF da aprire, questa è materia di Maria, questo signore cosa ha fatto? Ha ricostruito la macchina con il numero di telaio, se l'è fatta un po' di fantasia perché pensavano al prossimo punto, ma ha chiesto al museo, cioè a quel numero di telaio, vedete, questa è una documentazione importantissima, la prima, scusa, torna su un attimo per favore, che è l'immagine più importante, vedete, questa è la scheda di iscrizione del 1954, poi se puoi scendere un attimo per favore, Corrado, ecco, vedete, qua sfortunatamente per noi, fortunatamente per lui, secondo me la scelta apposta, in quegli anni facevano tutto a mano e non su tutte sono riportate o il numero di targa o il numero di telaio. Quindi lui ha detto, vabbè, prendo la documentazione di Mazzagato 1100 che ha fatto la 1954, però noi avevamo la foto, ecco, vedete qui ci sono poi tutto l'archivio, saltano fuori i telegrammi, l'assicurazione, l'iscrizione. Ecco, questo invece è un documento importantissimo col quale noi abbiamo risolto tantissime situazioni. Si tratta del cosiddetto estratto cronologico del PRA, cioè il Pubblico Registro Automobilistico, che in Italia è stato fondato nel 1926 ed è partito nel 1927, quindi prima di quell'anno si trova qualcosina, ma è molto difficile. Ma dal 26 in poi ci sono in pratica registrata tutta la storia della vettura, chi l'ha comprata, soprattutto se sali un attimo qua, vedete che qui c'è scritto potenza del motore, numero di telaio, tipo di carrozzeria, vedete che questo dice berlina panoramica Azzagato, che generalmente sì, infatti non serve ricordato, però in questo caso noi abbiamo la certezza che questa vettura, solo che questo è stato l'elemento per decidere che quella vettura era falsa, lui aveva falsificato il telaio, quindi avevamo il numero di telaio, ma il numero di targa che qui è riportato, lui chiaramente non poteva avere il numero di targa, cioè gli abbiamo chiesto di esibirci i documenti della vettura in cui si dimostrasse che prima della targa belga che oggi la vettura ha, essendo stata importata dall'Italia, doveva avere quantomeno sui documenti di importazione, se anche lui non aveva più la targa originale, che sarebbe un'altra sciocchezza, chi compra una vettura d'epoca e getta la targa originale? Nessuno. Però diamo per buona che sia andata perduta, ma sul documento di importazione doveva esserci il numero di targa italiano e non c'era. E quindi su tante macchine, per esempio c'è qui il nostro socio del museo Stefano Valente, abbiamo appena risolto una questione su una sua macchina, della quale, vedete anche qua i casi, esiste una macchina con lo stesso numero di telaio, una Alfa Romeo 6750 GS, in Gran Bretagna. E qualcuno ci ha scritto dicendo c'è un'altra macchina, quella vera, la nostra in Inghilterra.
Quindi non ci siamo posti il problema, ma chiedendo l'estratto cronologico al PRA, quella in Inghilterra è immatricolata nel 1931, quella del signor Valente è immatricolata nel 1929 in Italia, ha una serie di passaggi registrati e viene radiata nel 1943 e poi rimatricolata in anni recenti, ma quindi non può sicuramente essere quella immatricolata nel 1931 in Gran Bretagna. E di sicuro, essendo stata immatricolata nel 29, vuol dire che questa è quella originale e quella non è. Poi magari anche quella è una macchina autentica per una serie di ragioni. Allora, per esempio, sapete che il dazio per il Regno Unito era altissimo e quindi le case italiane, europee in genere, non vendevano la macchina finita in Gran Bretagna, mandavano la meccanica al telaio e le facevano carrozzare là. In questo modo la vettura risultava costruita nel Regno Unito e non pagava il dazio, quindi in genere le 1750, mentre le nostre sono Zagato, Touring, eccetera. Le OM erano importanti. Le OM, come la Alfa Romeo, come anche la Fiat, okay? Là le carrozzavano gli Angler piuttosto che i Corsica, eccetera. Però questo documento, il certificato del pubblico registro automobilistico, risolve, se non tutte le questioni, risolve moltissime. Quindi, per concludere, oggi il mondo è cambiato, l'approccio alle auto d'epoca è cambiato e quindi, oltre all'aiuto che possono darti archivi, per esempio qua abbiamo uno più Fotonegri che ha dei grossi archivi fotografici, i suoi padri, nonni, bisnonni forse anche bisnonni, e poi lui ha acquisito una serie di altri archivi e quindi lì puoi andare a trovare magari la fotografia con il numero di targa. Ovviamente non di tutte le auto, non sempre, poi molte auto non portavano la targa anteriormente, quindi magari lui ha un archivio foto tre quarti anteriore e non riesci a definire se è proprio comprato. Però il massimo è abbinare la fotografia d'epoca con i documenti che ti può dare l'archivio del Museo delle Mille o ovviamente il PRA, e vi ricordo che il PRA esiste in ogni provincia e in ogni provincia ti danno, perché ormai è tutto organizzato. Prima ancora del PRA c'è l'archivio della motorizzazione, sì. Quindi facendo domanda al Ministero dei Trasporti, la prima iscrizione alla macchina non è al PRA, ma è sul PRA del Ministero. Ma ti dà anche quello. Sì, ma io ho avuto un caso della macchina mia al PRA che era a quattro posti con una correzione 2. Allora tanti interpretavano, ma era una berlina e poi è stata trasformata. Invece nella burocrazia dell'amministrazione pubblica le correzioni si fanno lasciando l'errore, quindi il 4 era rimasto, il funzionario ha cancellato e poi ha messo 2, come si fa certo. Nella contabilità. Ma hai toccato un tema, allora, il falso più comune, però... scusa che ho visto nel giornale, nel volume del Ministero dei Lavori, dei Trasporti, c'era invece la fascettina Giulietta Spider, 2 posti, quindi la prima iscrizione è su quello. Perché poi al PRA possono anche succedere altri controlli in più, insomma, per scovare i falsari. Su milioni di vetture registrate a mano, ora, innanzitutto spessissimo c'è il problema di leggibilità della calligrafia. Il numero è quello, certo. 3 e 5 che è uno dei dubbi più diffusi. Però vi dicevo, il falso più comune, tenete presente che noi come registro di media abbiamo avuto adesso due numeri arrotondati, 1400 richieste, ne abbiamo approvate circa un migliaio, ne abbiamo alcune in sospeso per vari motivi, richieste di documentazione, mancanza di qualcosa, ma ne abbiamo bocciate 120, proprio la domanda è stata respinta. Il falso più comune, vi dicevo qual è, che qualcuno acquista, normalmente soprattutto sono inglesi, le Bentley, acquista una berlina, un EOM, se dal telaio lo accorcia e ci monta una carrozzeria sport di posto sport. Ovviamente il valore della vettura viene decuplicato e quindi però è difficile andarlo a capire anche facendo la prova
dei metalli, perché il telaio è originale dell'epoca, il basamento del motore è originale dell'epoca, la carrozzeria può ragionevolmente essere stata rifatta perché era finita, perché aveva subito un incidente, e quindi qui diventa importante avere, cioè, se il Prati dice che la vettura è nata a Berlino a quattro posti e oggi non di posto sport, che poi non problema, ovviamente, oppure ci sono anche una serie di... La cosa che noi gradiamo di più è la cosiddetta continuità storica, cioè vedere tutta la vita dell'automobile che percorso abbia avuto. Comunque, per chiudere, questo è un vanto nostro bresciano, l'arte del restauro, che una volta era assolutamente artigianale, ma nel senso più semplice della parola, nel senso non c'erano professionisti del restauro, ma tutti si ingegnavano. C'era anche un'altra manualità, cioè tu vedi che un istinto architetto come Corrado però era capace di smanettare sulla nuova cosa che oggi è andata abbastanza perduta. Però qui a Brescia noi abbiamo decine di aziende, dai meccanici ai carrozzeri, ai coloro che fanno gli interni, eccetera, che sono in grado e soprattutto oggi cercano tutti di imparare, grazie al corso che ha lanciato per primo quattro ruote con Fede Alperitti, la nostra direttrice allieva adesso diventerà anche lei super perita, e con Davide, ricordo, abbiamo fatto credo 3-4 anni fa che abbiamo lanciato con alcuni amici, e poi ci siamo appoggiati a Fede Alperitti, che ancora oggi rilascia questo diploma di esperto in auto d'epoca, e volendo di perito con le assicurazioni in estensione. Grazie. Grazie Paolo, grazie a te e soprattutto grazie per aver introdotto un po' il tema amore e passione con la verità. Beh, diciamo che tirando fuori... Stiamo parlando di tua moglie. Non ci sono problemi. Ma abbiamo iniziato, proprio per classiche, a fare qualche inchiesta sul tema falsi. Beh, il risultato è stato che da quando abbiamo iniziato a sdoganare l'argomento continuiamo a ricevere segnalazioni di auto che sono ancora in fase di accertamento, ci sono state segnalate che ci sono dei cloni, e Paolo, correggimi, non mi risulta che ci siano auto con lo stesso telaio autentiche, no? Cioè, ecco. No, allora, ecco. Diciamo, allora, ce ne sono pochissime, ma qualcuno può esistere, e banalmente per motivi fiscali. Cosa accadeva soprattutto negli anni 50, è quasi possibile che esista più avanti perché i controlli non possono. Case di artigiani, non so, le Oscar dei fratelli Maserati, ma lo stesso Ferrari, le Cisità. Così metteva la stessa targa, mi hanno detto. Poi bisogna vedere se la targa, sì, no, metteva la stessa targa per circolare. Se mettevano un'auto tipo in Sud America, gli mettevano lo stesso telaio di una macchina che avevano venduto in Italia, perché così denunciavano una vettura meno. In pratica non pagavano le tasse su una vettura costruita. Però stiamo parlando di. Sì, quali poi numeri esigui, no? Sì, estremamente esigui e di auto molto molto particolari. Cioè, lo potevano fare questi artigiani che costruivano vetture in piccola serie, cioè non è una cosa che poteva fare la Fiat o l'Alfa Romeo, invece di altro. Dopodiché se lo stesso telaio ce l'hai funzionato sul lato sbagliato, per dirne una, probabilmente la macchina non è un tempo. Sì, dopo comunque ti ripeto, non abbiamo visto di tutto. Allora. Ci sono auto da corsa che hanno subito incidenti e magari le recuperavano, quindi tu hai il numero di telaio 1, 2, 3, 4 di Maserati che è una 150S, subiva un incidente, andava distrutta la carrozzeria, tenevano il telaio, buttavano via la carrozzeria, buttavano via il motore e ci mettevano un motore della 200S con la nuova carrozzeria che aveva 3 o 4 anni di meno. E il telaio era lo stesso Ferrari era uso quando la macchina diventava obsoleta, cambiare il motore a carrozzeria, oppure finito di correre veniva venduta la macchina a un ricco signore che gettava la carrozzeria sporca di posto, senza cappotto, senza parabrezza, per farne una GT per andarci in giro. Quindi su quel, però stiamo parlando di qualche decina di Ferrari, Maserati,
non succede con le auto a propulsione. Infatti, e anche qui, scusami, non ancora un secondo, ma questo credo sia d'accordo con me Corrado. Se stiamo parlando di un reale di atto, se stiamo parlando di una di atto del 22, non puoi giudicarla con lo stesso metro in cui giudichi un Mercedes 300 SL del 57, perché il ricambio della di atto non vai ad essere lungo a comprarlo, molte cose le devi ricostruire e magari le devi costruire senza avere la fotografia del pezzo, quindi l'originalità di una macchina così anziana premiata, perché riesce a mantenere in effetti un sacco su un'auto in produzione, le Porsche 356 che tanto la mia presidente ama devono avere le viti tutte nello stesso senso, se no non va bene, certo. Perché oggi Porsche tu chiami e loro ti mandano il pezzo del cambio, quindi non esiste che non ci sia tutto posto. E però anche le grandi case si ingegnavano e non buttavano via nulla, perché io ho una vettura nata una delle 11 da corsa della scuderia Alfa Romeo in Ferrari, che tornò in fabbrica perché chiaramente non buttavano una meccanica così raffinata. È stata ripunzonata come primo chassis della nuova serie dell'SS e venduta da nuova. Quando è stata restaurata, cognolato mi chiama, dice, ha detto venga perché c'è una sorpresa che non capiamo. Sotto la vettura c'erano i moncherini della vecchia carrozzeria, quindi l'Alfa Romeo stessa ha levato lo spiderino che c'era da corsa, fatta ricarrozzare la Bertone e venduta come nuova una macchina che alla fine era usata, quindi qualunque cosa. Però poi alla fine c'è la storia, cioè come diceva Paolo, fondamentale è ricostruire i passaggi storici, perché se no evidentemente ci sono dei buchi clamorosi, qualcosa non torna. Ma volevo chiedere al dottor Piano, che non ha ancora parlato, quindi coinvolgiamolo. Uno, nel mondo dei tratti esistono i falsi, prima cosa. E seconda, qual è la cultura del collezionismo nel mondo delle barche storiche? Allora, sicuramente nelle barche i falsi non ci sono ancora, perché è un mondo... Ma il direttore è ossessionato dai falsi, cos'è? Adesso mi è scattata anche nelle barche d'epoca. Ero curioso. Lasciamo perdere le barche d'epoca, non parliamo di falsi nelle barche d'epoca, perché altrimenti ci. Il bello della barca d'epoca è un mondo ancora totalmente vergine, che è tutta la scoperta. Vedrete che i ritrovamenti nei finili si fanno ancora, non sono finili, ma spesso sono in capannoni, in cantieri, barche abbandonate, ed è un qualcosa che si può rivivere con l'esperienza che si viveva in automobilismo storico 30-40 anni fa. Io ho preparato una presentazione, essendo in tema quindi mille miglia, devo raccontare una storia. Per raccontare qualcosa che avverrà nel futuro devo partire da quasi 100 anni fa. Vedrete che è qualcosa di estremamente interessante. Se puoi dare un telecomando, vediamo se funziona. Funziona. Scusate, ma non riesco neanche a parlare al telefono in piedi. Scusate, seduto, devo stare in piedi. È una bella storia questa. Partiamo da tre personaggi famosi, legati molto al mondo dell'automobilismo, quindi a voi molto cari. Parliamo del conte Carlo Felice Tosi, che è stato un grandissimo pilota, un grandissimo mecenate. Parliamo del conte Franco Mazzotti Vercinelli, che è uno dei fondatori, ideatori della Mille Miglia. E parliamo dell'ingegnere Andrea Mario Piaggio, che era della famiglia di Piaggio, famosi per il tempo le navi, gli aerei, i ciclomotori dopo. Parliamo di Mario Perone, e questo è un po' più sconosciuto a voi. Ma facciamo un passo indietro. Il conte Carlo Felice Tosi è stato il primo presidente e finanziatore della Ferrari, quindi era in qualche modo il signor Ferrari. Il conte Mazzotti era il amministratore delegato dell'Isotta Faschini ed era colui che ha mandato avanti per tanti anni l'Isotta Faschini. Il Piaggio è della famiglia appunto dei Piaggio e Mario Perone era niente meno che il signor Ansaldo, perché l'Ansaldo era la sua ditta, lui era l'amministratore delegato
E a questi quattro signori noi dobbiamo tanto come italiani. L'Italia è sempre ricordata come il paese al mondo che produce più motori yacht. Se noi abbiamo questi motori yacht e siamo al top del mondo, posso dire, è grazie a questi quattro signori che negli anni 20 e negli anni 30 erano tutti e quattro amici, tutti e quattro soci dello stesso club, che è il club italiano, che è il mio club, anche il club di Corrado, si sfidavano a chi aveva la barca più veloce. Come si sfidavano in terra, come si sfidavano in cielo, perché molti di loro erano piloti, avevano delle comuni passioni e hanno dato il via a quella che è diventata un'eccellenza italiana, quella della nautica. Cominciamo a parlare del Conte Mazzotti, che sappiamo tutti quello che ha fatto in ambito automobilistico, ma è stato anche un grandissimo nella motonautica. È stata sua l'introduzione dell'ido scivolante. Vedete questa strano marchingegno, che altro non era che due scarponi più o meno dei volanti costruiti dalla SIAE, che è una ditta aeronautica famosa in Italia, che aveva messo un bel motore asso costruito da lui, dal Conte Paschini, e con questo ido scivolante, che è un po' una sorta di sua invenzione, riuscì a vincere la Pavia Venezia, che è questa corsa motonautica fantastica, che si partiva da Pavia e si arrivava prima lungo il Ticino e poi lungo il posto, si arrivava fino a Venezia. E prima volta l'ha fatta nel 29 con un motoscafo tradizionale, poi nel 30 e nel 31 è stato il vincitore assoluto con questo ido scivolante, così veniva chiamato, che poi negli anni successivi ha lanciato una moda, perché è un po' un connubio tra chi volava e chi andava in barca, perché erano motori di aereo con scafi di idrovolanti senza ali, quindi erano, in poche parole, aerei senza ali che arrivavano a delle velocità quanto mai impressionanti per quell'epoca. Quindi lui è stato uno all'inizio, qui siamo proprio sul finire degli anni 20. Sul finire degli anni 20 anche Perone, che era appunto l'Ansaldo all'epoca, era la più grande azienda italiana. Negli anni 10, anni 15 è stata un colosso, aveva a disposizione tutta la tecnologia di questo mondo e commissionavano tutti questi amici al cantiere Baglietto, che ancora oggi è un'eccellenza ed è stato uno dei cantieri più famosi in assoluto al mondo. Commissionò il primo Tiger, siamo nel 29, ci mise due motori Carraro, che è un nome che riesco a pronunciare a malapena. Con questi due motori riusciva a fare una velocità di 27 nodi, nella velocità alta per quell'epoca. Adesso fa quasi ridere, ma immaginiamoci un'imbarcazione di 18 metri che filava 27 nodi. Era qualcosa, questi sono proprio i primordi della grande motonautica veloce, che è un'invenzione in qualche modo italiana. Subito dopo Piaggio non è che sta lì a guardare, deve dire anche lui un po' la sua. E sempre da Baglietto si fa costruire Ester III, che aveva avuto due barche più piccole prima, si chiamava Ester I e Ester II. Con Ester III mette due motori più piccoli e voleva giocare sull'autonomia, perché dice: io sì, io vado un po' più lento, ma vado molto più distante. E subito gli altri amici non è che stanno a guardare, perché qui è proprio una... vedete, queste barche si susseguono con un'imbarcazione nuova ogni anno. Subito il conte Tossi, che non era da meno, deve subito dire la sua e si fa commissionare, commissiona a Baglietto il primo suo motoscafo nel 29, questo Liddy si chiamava, e che monta per primo un grosso motore americano. Noi eravamo un po' nazionalisti, avevamo difficoltà a importare cose dall'estero, un po' via per i dazi, per le tensioni internazionali che c'erano, e lui si fa inviare dall'America un motore Scripps che veniva importato da questo suo amico che era l'ingegnere Moscatelli. Questi motori Scripps erano motori fantastici all'epoca, molto compatti, erano dei V12 a teste piatte, e subito dopo, visto che era uno un po' sui generis, si fa costruire una baleniera sempre con un motore Scripps più piccolo, lunghissima, perché immaginatevi un gozzo di 13 metri, quando i gozzi da noi di Guaia erano 4, 5 metri, 6 metri al massimo, e lui se lo fa costruire di 13, perché lui aveva la villa a Paraggi, aveva una delle più belle ville in assoluto in Italia, aveva la depenna sotto, lui partiva dalla sua villa di Gaglianico,
con il suo aereo, atterrava a Chiavari su una superficie che si è riuscita a costruire lì da qualche parte, e non contento prendeva l'idrovolante per andare a Barge, perché non si faceva mancare nulla. Mario Perone, insomma, lui è il proprietario di un saldo, non può essere da meno, e quindi cosa fa? Vuole alzare l'asticella dell'impossibile e ordina Tigre Seconda. Tigre Seconda si è un baglietto di 18 metri dove addirittura applica tre motori. Mette due cavalli più piccoli a 150 cavalli per la marcia a bassa velocità e la manovra, e al centro si fa montare un Isotta Paschini semiasso, veniva chiamato, che anziché avere 12 cilindri prendeva una sola bancata e l'ha installato, quindi era più compatto, più stretto, stava perfettamente al centro. Fa questo Tigre Secondo che era capace di 26 nodi con una velocità per l'epoca sempre importante, soprattutto relazionata a ogni capacità di 18 metri. Noi cerchiamo i MAS, sempre questo di travaglietto, un pochettino in epoca successiva, che si facevano 40 nodi, in qualche caso anche 50 nodi, ma con delle potenze infinitamente maggiori e con dei consumi assolutamente improponibili per una navigazione di pozzo, un altro per l'approvvigionamento del combustibile. Quindi già in due anni guardate quante barche abbiamo visto, veramente la sfida fra questi quattro amici era altissima, ed è proprio grazie a questa sfida che noi ancora oggi possiamo fregiarci del titolo di paese che costruisce più motori yacht al mondo. Nel 31 Piaggio, che era leggermente in disparte, decide di alzare ancora l'asticella. Sulla base degli scafi che Baglietto produceva per l'aeronautica militare, quelli che dovevano andare a recuperare i lavoranti, si fa costruire Ester 4. Ester 4 era un po' il massimo di quello che si poteva ottenere all'epoca, con due cavalli Z8 da 150 cavalli circa, che poi sono cavalli nominali, in realtà erano un po' di più, riesce a raggiungere 20 nodi. La carena era tonda, quindi non una carena spigolo come in qualche altro caso, più marina, più adatta a navigazione d'altura. Questa imbarcazione è stata esposta alla Fiera Campionaria di Milano, che era l'antesignano del nostro salone nautico, e anche suscitò molto scalpore. È impossibile portare la barca intera, quindi ha portato un modellino che suscitò un sacco di scalpore. Perone non sta a guardare. Appena sa che il suo amico ha ordinato qualcosa del genere, deve fare un qualche cosa, forse fa il passo più lungo della gamba. Ordina un'imbarcazione di addirittura 24 metri, quindi 6 metri più lunga di quella del concorrente. Ci mette dentro due Isotta Paschini Asso, quindi dei V12 da 500 cavalli, sono quei motori resi famosi dalle trasporto atlantiche, che erano sui CI Marchetti che volavano in tutto il mondo, che stupivano il mondo. Gli stessi identici motori V12 li misero dentro a questa barca. 1000 cavalli di potenza, era una cosa da dirigibili come potenza totale. Faceva 26 nodi, che per una barca di 24 metri era qualcosa di assolutamente svalorativo. Questa barca però si accorse che forse fece il passo un po' più lungo della gamba, non osiamo immaginarci quanto costò. Cosa successe? Che per un puntiglio non la ritirò in cantiere. Si accorse di aver fatto qualcosa di troppo e la lasciò appunto al cantiere, e rimase per qualche anno abbandonata lì, proprio vedremo come è andata a finire. 1931, Piaggio dice: va bene, ok, io voglio essere veloce, mi faccio una barca più piccola e ci mettiamo un'innovazione, ma questa innovazione ve la spiegherò dopo. È un'imbarcazione, si chiamava Mio Mao, lunga 7 metri, aveva un motore piccolino di 85 cavalli, perché lui comunque era molto fedele al marchio Caval, facevano molto questi motori italiani. Faceva una bella velocità che è 27 nodi e ha un'innovazione, ha questa prua molto struggente che anticipa di molti molti anni quello che sarà la moda, che sarà l'evoluzione negli anni 60, soprattutto 70, di avere questa prua molto struggente con molto flare, si chiama così in inglese, per far sì di non ingabonarsi nell'onda. E qui lo vediamo già in una barca estremamente vecchia, perché ha più di 90 anni. Nel 1934 il Conte Tossi decide che anche per lui era tempo di entrare in gioco. Conte Tossi all'epoca mi pare fosse del
6, dell'8, dell'8 era. Quindi era un giovane neanche trentenne. Era già un pilota famoso di auto, aveva già vinto tanto, aveva già vinto, se non sbaglio, anche un europeo. E sul progetto di Esther Quarta decide di farsi costruire un'imbarcazione che è la massima evoluzione di quel tipo, di quel disegno, che è al Gaiola. Monta due motori Scripps, perché lui era fedele ai motori del suo grande amico Moscatelli. Questi Scripps V12 da 20 a 100 cavalli, addirittura è interessante la ricerca spasmodica che lui ebbe in tutti i vari dettagli. Per esempio, guardate dentro, tutti la strumentazione è di derivazione aeronautica. Lui gli stessi strumenti che trovava sui suoi aerei li monta sulla sua barca. A bordo installa un generatore, nelle sue memorie, perché io ho gestito l'archivio del Fonte Tossi, ho trovato una lettera autografa di Jean Bugatti dove gli chiede informazioni sul bellissimo generatore che aveva ideato per la sua barca. Quindi riuscì a stupire persino Ettore Bugatti. Si fece fare questi disegni da questo Richardson e scoprì anche questo Richardson, che poi divenne uno dei più grandi artisti di marina americani, e il presidente Kennedy aveva proprio nel suo studio ovale un disegno di Richardson della sua PT Boat con cui venne affondato e venne decorato durante la guerra. Qui vedete la barca Monte Carlo, perché lui era famoso per andare al Premio di Monte Carlo con la sua barca, ed è celebre la scena dove lui partiva in pole, non c'è, tutte le barche schierate, lui manca, arriva con la sua barca, appunto al Gaiola, si accosta alla banchina, fa scendere una graziosa signora con cui aveva passato probabilmente la notte, scende, si mette il casco, si mette la cuffia e gli occhialoni, parte e fa il suo Gran Premio. Qui vedete una foto a colori, perché Tossi era un grande fotografo, è stato uno dei primi in Italia a fotografare a colori, e nel suo archivio ho trovato proprio una diapositiva del 38-39 di Al Gaiola a Parigi a colori. Passa qualche anno, cosa succede? Succede che il conte Tossi, che era un grande amico del conte Mazzotti, lo convince che è al momento anche per lui di passare non più alle barchette piccole e veloci per le competizioni, ma è al momento di far vedere a tutti chi era. Doveva avere una barca assolutamente più bella degli altri. Mi disse: guarda, che lì da Benedetto c'è una barca, c'è uno scafo che quasi 10 anni fa, 8 anni fa, ne era stato ritirato, era il Tigre III. La barca più bella che aveva fatto Benedetto, con delle sovrastrutture non troppo aerodinamiche, diciamo così, perché hanno dei bei cassoni messi lì, decise di commissionare 99 su 100, questo è, ne siamo quasi sicuri, proprio una grande prova, a Mario Rebelli di Beaumont, che era amico di tutti e due, di commissionare questa tuga, questa struttura streamlined, che erano di moda in quegli anni, che mai si erano visti in una barca in Italia, e varavano di nuovo il Tigre III con il nuovo nome di Mille Miglia Quarta. Questo Mille Miglia Quarta era il massimo, è stato il canto del cigno della nautica anteguerra. È stato il massimo del lusso, il massimo delle prestazioni. Questi due motori Isotta Pastini Asso da 500 cavalli, faceva 25 nodi, chiaramente era leggermente più lenta perché l'hanno caricata di tutti i lussi che elementi geniali di Rebelli de Beaumont e Carlo Tossi si potessero immaginare. La barca viene varata, questa foto è stata scattata, una foto inedita, è stata scattata dal conte Tossi al momento del varo con la sua Kodako, con la sua macchina a colori, e immortalò questo momento fantastico di questo varo. Purtroppo, dopo poco, come sappiamo, scoppia la guerra, la barca viene messa in disarmo, il conte Mazzotti del 42 morì abbattuto col suo aereo, col suo Siamo PT 76, siamo 76, vediamo tutto. La barca, dopo qualche anno, la vediamo ritirata di nuovo dal cantiere, allungata di 2 metri, qua arrivava a 26, e la ritirò la sorella e il cognato Giulio Binda, che è un altro socio del vettore italiano, amico di tutti questi altri 4 amici, che ebbe la possibilità di ereditare me questa barca e volle farla ancora più bella. La vediamo nel 51 al Gaiola, questa barca misteriosa che prima o poi scoprirò, che vedete alle spalle quella barca motore, e la vediamo nuova nel 55
dove è stata ulteriormente modificata per dare spazio a un grande salone da cui è stata allungata. Purtroppo io ho fatto queste ricerche per diversi motivi, un po' perché sono docente di ingegneria nautica, architettura nautica a Genova e quindi ho dovuto ricostruire la storia di questi grandi cantieri, un po' perché sono socio del settore italiano e quindi sono tutte persone, tutti i cantieri legati a doppio filo alla nostra storia. E quando studiavo, quando vedevo, ero un patimento sapere che tutto ciò che avete visto è andato perso. Nessuna di queste barche si è salvata. Con Quarota ne parlavamo, ti ricordi, quando diciamo è possibile che non esista niente. Purtroppo queste barche erano fatte di legno, erano fatte con tecnologie che facevano sì che dopo 40 anni andassero perse. Lo stesso Cayscough, che è stato il più grande costruttore di barche al mondo di legno come numeri, si inventò che il fondo dello scafo dovesse durare 7 anni. Perché 7 anni? Perché la durata dell'leasing in America, all'epoca, già negli anni 30. Quindi dopo 7 anni la barca doveva fare acqua, quasi andava a fondo, in modo che loro la archivavano e vendevano la nuova. A un certo punto, un bel giorno, vedo, troviamo un annuncio. Una barca abbandonata in un capannone. Questa qui è una news che non abbiamo ancora detta a nessuna, penso. È una novità. Una barca che qualcuno aveva visto e tutti pensavano che fosse un falso. Perché sulla poppa c'era, vedete qui la poppa qui presente, c'è un piede poppiero. Dicevano, ma no, non può esistere una barca degli anni 30 col piede poppiero. Siamo stati noi italiani a inventarlo nel 34 col cavi cattaneo, con i bambini esplosivi, con tutte queste cose. Io guardavo un po', vidi dei libri e scoprì che in effetti il piede poppiero è un'invenzione americana, ma nessuno sa, uno legge ovunque, noi italiani ci vantiamo di averlo inventato. In realtà nel 30 la Johnson, quella che poi divenne famosa per i motori fuori bordo, inventò e brevettò questo stern drive. Questo piede poppiero, l'asse del moto del motore veniva trasmesso da due coppie coniche a Z, così. Tutti pensavano che questa barca fosse falsa, rimaneggiata, ok. Io ci tengo di andarla a vedere perché è un qualcosa di assolutamente unico. Questa imbarcazione era il mio mano. Quella imbarcazione che avete visto prima, l'unica sopravvissuta in assoluto di tutta l'epopea storica degli anni 30, italiani legati a questi grandi quattro personaggi, il mio Mao era presente lì, davanti ai miei occhi, abbandonato un cantiere di Fiumicino con suo corte. L'imbarcazione era stata comprata da Piaggio, ogni anno lui le cambiava, dopo un anno si fece costruire il mio Mao 2, la vendette a una persona che la tenne a Fiumicino durante la guerra venne tirata su e lì rimase. L'abbiamo trovata che non era stata messa più in mare da 70 anni, 80 anni. Ancora si può vedere la sua vernice originale, la sua vernice a base di olio, tutto originale, ogni dettaglio di questa barca è originale. Vedete questo piede poppiero meraviglioso, ancora mai verniciato, non ha mai visto la vernice, o tutte le vite, ogni dettaglio del parabrezza, la targhetta con scritto cantiere baglietto, tutti gli strumenti, le leve, tutto come una macchina del tempo. Questa imbarcazione, perché dicevo che devo partire da lontano per raccontarvi l'inizio, su questa imbarcazione qua dovrò far vedere a tutti come le sue teorie possono essere anche applicate alle imbarcazioni. Le imbarcazioni è qualcosa che sì, esistono nelle barche d'epoca. Io sono il vicepresidente della Federazione Internazionale delle Imbarcazioni d'Epoca, che si chiama CIM, si restaurano da tanti anni, però concetto di restauro di imbarcazione d'epoca è un pochettino di over restoration, si tende a ricostruire tutto. Cos'è che fa la differenza tra un restauro e una ricostruzione? Dopo anni che se ne parla, si è arrivati a dire che un restauro è quando io prendo un pezzo, lo faccio nuovo e lo rimetto, un pezzo lo faccio nuovo e lo rimetto, durante tutta la fase io continuo a vedere una barca. Una ricostruzione è quando almeno rifaccio tutto nuovo, e c'è un momento che vedo la barca, un momento che non la vedo più e un momento che la vedo di nuovo. Questa è la differenza tra restauro e ricostruzione. In questa barca abbiamo una testimone unica di quasi 100 anni fa, perché è una barca che ha 91 anni in questo momento,
che è arrivata ai giorni nostri esattamente come è stata costruita, con la stessa vernice, con la stessa pittura, con gli stessi dettagli. Quindi sarà per noi un campo di prova fantastico per far vedere al mondo che è possibile fare qualcosa di grande anche con le barche, e che anche le barche meritano di essere collezionate come le automobili, perché insomma ormai ogni giorno noi siamo abituati qualcuno è abituato a spendere milioni di euro per un'automobile, ma fa fatica, non può neanche concepire di spendere qualche migliaia di euro per un'imbarcazione. Le imbarcazioni, vi assicuro che saranno una nuova frontiera del motorismo storico, perché è qualcosa di ancora vergine, come dicevo prima, dove non esistono i falsi, dove sì, forse in qualche caso di arriva è successo, perché di arriva sono le uniche barche che hanno dei valori molto alti e che da un numero di carina costruiscono qualcosa di nuovo. E ci tengo a precisare che la Lopresto non è solo esclusivamente auto, oltre a questa barca ha una gran bella collezione di barche. Partiamo dalla Miagna e Telas, questa imbarcazione del 1986, assolutamente meravigliosa, e anche lì originale in ogni suo dettaglio. Immaginate quanti, che l'emozione che abbiamo provato nell'aprire delle riviste degli anni 30 è vedere che la venatura del marmo sopra il lavello era la stessa di oggi. Quindi c'è tantissimi dettagli, le appicche, le luci, sono tutte originali. Un'altra barca importante è il Big Bull. All'epoca era l'offshore più veloce al mondo, era stato commissionato dal conte Augusta, quello degli elicotteri, dal conte Mario Augusta, doveva guidare il fratello Corrado Augusta. Aveva delle innovazioni uniche, come l'unica barca al mondo che aveva due V-drive, o meglio due motori a poppa che si collegavano a un unico V-drive e a un'unica elica. È esistita una sola barca al mondo, che era Miss England seconda, che è affondata, quindi l'unica al mondo esistente con questa configurazione è il Big Bull, che attualmente è in restauro. Ha un Racer 1003, un altro prototipo di Levi, è stato questo grandissimo progettista geniale che ha fatto la storia dell'aeronautica mondiale, trovato anche lì in condizioni assolutamente originali, con un po' la sua pittura, a cui verrà eseguito un restauro esattamente come quello che ha fatto sulla Giulietta SZ quadrata lunga. Poi c'è un molto l'hai deciso adesso, però. No, l'hai deciso insieme. No, non mi ricordo. Poi c'è la Giulietta, che è un motoscafo di legno molto grande anni 60, con la stessa motorizzazione appunto dell'Alfa Romeo dell'epoca. Poi c'è il Guzzi Fountain Patrick Wave, che è una versione molto moderna, fine anni 90, che è una prima di una serie, e una barca che ha vinto, anzi ormai l'ha vinto, ha stabilito un record del mondo di velocità che è stato battuto solo 2 o 3 anni fa, quindi una barca estremamente vincente e affascinante. E poi ha una canoa Solcio, una barca di serie che era molto in voga negli anni 30, che pare fosse stata donata da Mussolini a un suo amico di La Spezia, e che è arrivata ai giorni nostri anche quella ancora con la vernice originale. Quindi io devo ringraziare veramente Corrado per tutto quello che sta facendo nel mondo della nautica, perché è grazie a lui che si accendiamo dei riflettori e si spera che la nautica d'epoca possa arrivare, non dico a livelli di automobilismo storico perché è quasi impossibile, però avere il ruolo che gli spetta nel panorama mondiale. Allora, quanti tutto, quanto materiale per i prossimi articoli? Beh, resta solo da recuperare l'esteriero e poi avete fatto tutto. Quello sarebbe interessante, mi sono mosso in qualche modo, perché penso che sia uno dei massimi momenti della storia italiana moderna, dove ci sentivamo ancora qualcuno e abbiamo fatto qualcosa di grande, abbiamo fatto vedere al mondo che siamo grandi. È stato un inizio del destriero, perché ha dato l'inizio a tutte queste carine veloci poi utilizzate in ambito militare, in ambito civile. E proprio mi è stato commissionato un articolo, a breve devo andare a intervistare Cesare Fiorio, che è stato il... Sì, c'è l'anniversario appunto del record. Esatto. Che lo sapesse, era attraversato Atlantica, il record di velocità. Beh, grazie. Io volevo sapere se appunto nel pubblico c'è qualcuno che vuole fare domande, perché un parterre di relatori così interessanti, difficile avere in esposizione, quindi... Allora, prego. Una domanda io. Relativamente alla continuità storica, che oggi viene analizzata molto bene,
bisogna tener conto che soprattutto in Italia negli anni 70 c'è stato anche chi era appassionato, tra virgolette, di comprare documenti dove la macchina non c'era, e quindi è chiaro che però ti ho detto prima che ha fatto quel signore che i documenti che vediamo mostrato non sono quelli di quella macchina, sono quelli di quella macchina che originariamente aveva quel numero di telaio, lui ha falsificato il numero di telaio. Quindi dico, raccontiamo la storia. Assolutamente una pratica molto, molto diffusa. E quindi chiaramente i nostri. E per quello che sono importanti tutte le fasi e le fotografie del restauro. Se mi compare una macchina nuova, non ha una foto del restauro, non ha una foto niente, ma la documentazione, la maggior parte dei falsi hanno documentazioni bellissime, documentazioni bellissime fino al 70, all'80, poi la macchina sparisce e ricompare nuova di zecca. Poi, come sempre, ci sono le eccezioni, ma normalmente questo è un tipico caso nel quale c'è stato un falso o comunque una manipolazione non corretta. Però posso fare una domanda io, che sì, non la voglio fare a lui perché è un tema che io non conosco. Sappiamo che Fine Emilia 1 ce l'ha fatta vedere, era quella del ride per via Venezia. Mille Miglia 1, voglio sapere Mille Miglia 2, Mille Miglia 3. Mille Miglia 1, la prima l'ho scoperta perché è stata venduta usata a un socio del nostro club e l'ho trovata sul nostro annuario. Quindi non è quella del ride? No, quella è Mille Miglia 2, quella del ride. Quella che manca all'appello è Mille Miglia 3, che non si sa. Purtroppo all'epoca, siamo in vacanze grandi, c'è Lloyd's Register of Yachts, che è un libone inglese fatto così, dove ogni anno con una minuzia pazzesca tutte le imbarcazioni. Quindi quella senza motore al Museo della Scienza della Tecnica di Milano era 2. Siamo Mille Miglia. C'era la barca a Mille Miglia senza motore. Okay. Allora quello lì è di Don Volante, penso. Allora. E penso anche che quella è la seconda. Non la tengono esposta, ce l'hanno. Sì, sì, perché so che c'è nel magazzino, hanno anche l'Asso, che è un'altra, che è quella che ha vinto, la prima che ha vinto con il motore sotto Faschini e Pile Cavicataneo, che è arrivata seconda, aveva fatto eco del mondo, aveva fatto seconda alla World Cup. Vabbè, quindi non ci resta che dare in carico alla nostra direttrice di spulciare l'archivio per vedere se trova qualcosa riguardo anche la... Non l'abbiamo mai cercata, quindi... No, senza tutto il nostro archivio, come sapete, che l'archivio di ACI, Brescia, qui conservato, qui canalizzato e qui studiato, è un patrimonio importantissimo. Mi è piaciuto cominciare questi serie di convegni raccontando la differenza tra restauro conservativo, di cui Corrado abbiamo visto in Italia essere stato un precursore e ha lanciato questo nuovo trend che attualmente viene premiato perché chiaramente il restauro conservativo è la cosa più importante. All'interno del restauro conservativo credo che ci siano due tipi di storia molto importanti. La storia della macchina dal punto di vista del palmarès o di corse che in generale simili o la macchina ha fatto e la storia del motore. Io credo che un grande sogno possa essere unire le due competenze per far sì di avere veramente le macchine migliori al mondo e che rappresentano l'eccellenza. Credo che unire insieme, non ci sono libretti d'uso purtroppo negli anteguerra, non ci sono storie che ti dicono quanti cilindri, non quanti cilindri, esattamente. Corrado per primo, essendo la sua passione iniziata anni e anni fa, ha conosciuto meccanici, era sentito a lui raccontare i racconti dei meccanici che avevano costruito i motori, ti spiegano come dovevano essere le macchine. Ma questo è il restauro conservativo. Invece scoprire la storia della macchina, cosa ha fatto quella macchina, cosa ha fatto quel prototipo, è chiuso nel mio archivio in gran parte. E credo che si possa solo andare avanti raccogliendo sempre più dati, unendo al giorno d'oggi le varie corse italiane che sono un'eccellenza, per capire per ogni modello tutta la storia anche del palmarès, del prototipo, quali gare fatte, che cosa ha. Comunque, scusate, ma voglio finire il discorso delle barche perché ti è piaciuto. Non lanciare questa moda, sì, però, perché no, fino ad oggi non posso fare nessuno.
non c'è nessuno faremo che un testo su una delle nostre prossime pubblicazioni, ma allora visto che siamo qua tra amici, affidiamo prima Mauro Negri, che magari in archivio, magari neanche tu hai mai cercato le barche e poi magari scopri di averle. Non so niente di barche, ma ce ne sono tante. Vedi, allora vai a vedere se trovi il 1001, 2, 3, 4. Per quello che ho cercato io, 1000 miglia, il primo è un Taoni, che è un famoso cantiere di Stresa che ha fatto tantissimo nel mondo della nautica negli anni 20 e anni 30, e appunto l'ho trovato questo ed era del 29 se non sbaglio. Poi c'è 1000 miglia seconda, che era del 30, che era questo idroscivolante scafo CI motore asso. Di quello abbiamo qualche fotografia. Di quello, ecco, quello un po' più famoso, che negli anni si trova spesso, poi dato l'inizio a cioè, il profilo con la spinta 1000 miglia, e dove si vede la proporzione delle persone con il motore messo. Esatto. E poi il 1000 miglia quarto, che è stata famosa perché ha navigato tanti anni ed è stata appunto la portabandiera. Ma direi che possiamo coinvolgere Roberto Manieri, che sicuramente tra l'archivio del giornale di Brescia, ma prima del Popolo di Brescia, magari scopre qualcosa anche lui. E poi Brescia, col fatto del Lago Viseo, c'è grande tradizione. Tralasciando i cantieri a riva, che l'ingegnere a riva sta alle barche, comincia a operare, sta alle auto, quindi abbiamo comunque avuto una grandissima tradizione sul Lago Viseo. Anche D'Annunzio con la assolutamente coppa della fatta sul davanti a Gagadone, sul lago, sì, Gagadone, sì, davanti a Gagadone, si chiama il Salò, la adesso mi va in mente, non è la zona dell'Ardimento, sì, 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 ma abbiamo, dell'Ardenza. Dell'Oltranza. Peraltro, sai che ne parliamo tanto, hanno chiesto anche a noi di collaborare per recuperare la barca. Ne so, che era la barca. Adesso c'è un motore, lo sappiamo. No. Quella non si tocca niente. Noi abbiamo fatto, abbiamo 2 o 3 anni sul modo di recuperare. Perché tanti andavano dal sovrintendente e la domanda del sovrintendente: ma lei come la tira fuori? Ah, io la fuori. Lei come la tira fuori? Io faccio così, fuori. Va spiegato che un legno lasciato per fare appena si tocca. Quando su quella barca abbiamo fatto uno studio enorme su come è, abbiamo fatto un modello in 3D per creare delle simulazioni di come eventualmente sollevarlo. Per chi non sapesse, è un'imbarcazione da corsa, tanti Celli del 26-27 se non sbaglio, che è appuntata davanti a Gardone a 114 con un motore 8C con una fetta, c'era il 39, sì, no, era fondata nel 34 la barca, se non ero, e aveva uno di questi motori 8C che l'Alfa Romeo gli dava solamente per il weekend, perché non per paura che qualcuno potesse capire dei segreti, venivano dati ai cantieri il venerdì, il sabato ci facevano la gara, la domenica ancora la gara, lunedì dovevano tornare in Alfa Romeo, perché avevano paura che rimanesse in giro e qualcuno potesse capire la prossima conferenza, che il prossimo incontro potremmo farlo sul recupero, sul progetto, su quello che abbiamo studiato, per tentare di recuperare in maniera conservativa anche qui, perché altrimenti è impossibile. C'è appena più di 110, il problema è che è per metà nel sedimento, quindi fa effetto ventoso, tira da su, se la dovessi tirare su con un gancio e basta, si disintegra, probabilmente viene su solo il motore e nulla di più. Dall'immagine della roba è in condizioni ancora eccezionali, tutto ciò che è motore aveva una struttura poi mista, c'era molto alluminio e c'era del legno compensato inevitabilmente si distruggerebbe, perché hanno 4 o 5 mm di compensato, era un'auto che nulla di più, che è da 100 anni quasi a 110 metri di profondità, quindi vi potete immaginare. Però abbiamo studiato un sistema con una serie di pianti, ognuno con un dinamometro, che sapendo e calibrando esattamente in acqua quel componente che spinta massima verso l'alto gli posso dare,
io posso alzarlo pian pianino con uno chassis sotto. Uno chassis sotto appena alzato, tanto dal banco, poi uno chassis sotto per contenere tutti i pezzi e distribuire ancora di più lo sforzo. Però c'è una particolarità che poi vi lascio in questo stuzzicato, appunto l'appetito, ve lo racconterò in seguito, per cercare di andare su. Ed è un esempio unico perché tutte le barche che sappiamo che hanno quel motore, neanche una è rimasta, perché tutte le barche il motore era orientato alla Fameo. Quindi anche quelle che sono esposte al Museo della Scienza e della Tecnica, quelle che erano state esposte. Se facciamo vedere le immagini, la cosa straordinaria, 110 metri sott'acqua, si vede tutto offuscato, ma quando si inquadra il busto, lo stemma Alfa Romeo che è sbaltato, è come se fosse nuovo, ed è una cosa bellissima. Stupendo. Ne parleremo. Grazie a tutti, buona serata.